Ciao, benvenuto a questo nuovo video post, questa volta dedicato al concetto di gioco. E in questo nuovo video post voglio affrontare questa tematica perché il gioco rappresenta per noi una struttura formale in cui ci sono appunto delle regole da rispettare e queste regole creano una serie di ruoli che vanno interpretati all'interno del gioco e che ci permettono appunto di esercitare un'azione all'interno di questo spazio-tempo, la durata del gioco e la location del gioco stesso. Quindi abbiamo praticamente gli stessi elementi che riscontriamo nella realtà virtuale. Bisogna tenere presente però che coloro che interpretano i ruoli sanno che questo è un gioco, quindi quando ci si approccia a giocare si sa che quello è un gioco, che è una finzione, il cui ruolo serve semplicemente come filtro per attivare la propria volontà all'interno di un circuito, che è appunto quello del gioco. Vediamo però che a un certo punto ci facciamo prendere dal gioco, ci facciamo prendere dalle regole e in questa abilità che noi esercitiamo all'interno di questo circuito chiuso, di questo sistema chiuso, ci rendiamo conto a un certo punto che più siamo bravi, più conosciamo le regole, più sappiamo giocare con le regole e più diventiamo abili, diventiamo gli strateghi delle regole. Coloro che invece si lasciano prendere dall'emotività e dalla incapacità di gestire questa formalità, purtroppo si trovano in una condizione di disagio rispetto a colui che invece si integra perfettamente nelle regole e le utilizza a suo vantaggio. Vediamo appunto che abbiamo all'interno del gioco persone che trascendono le regole e quindi si lasciano prendere da sensazioni, sentimenti che sono legati alla propria emotività e persone invece che mantengono una sorta di controllo e gestione di queste regole e riescono in qualche modo a barcamenarsi all'interno di questa struttura. Però c'è anche un piccolo particolare, c'è qualcosa che trascende sia loro, sia i loro ruoli, sia le regole, quindi qualcosa che va al di là delle regole che il giocatore conosce perfettamente, sa che però non può gestire, è un qualcosa che è così superiore alla dimensione del gioco, è qualcosa che è così lontano dalla strutturazione formale che anzi, è considerato dal giocatore stesso il caso, la fortuna. Questa fortuna non può configurarsi in alcun modo, secondo il giocatore. È un qualcosa che è posto al di sopra della scatola delle regole. È un qualcosa che però può interferire nel gioco e modificare in quel momento le regole stesse a vantaggio di colui che ne gode di questa abilità superiore, che praticamente è un'abilità che non è nemmeno legata all'uomo, è come se fosse calata dall'alto e scegliesse a caso il giocatore che in quel momento sta interpretando il ruolo e si calasse dentro di esso e facesse in modo che tutto ciò che egli desidera si realizza esattamente secondo i suoi desideri, che tutto ciò che c'è nel sistema non sia altro che posto al suo servizio. Ora, i giocatori ritengono questo elemento staccato appunto dal gioco come qualcosa che sia appunto staccato anche da loro stessi, perché il giocatore è identificato con il ruolo e il ruolo è stato programmato dalle regole. E allora che cos'è questa fortuna? Che cos'è quel qualcosa che prende ogni essere umano, e io lo vedo sempre dalla prospettiva del virtuale, qualcosa che prende l'essere umano e lo conduce verso la volontà dell'essere umano stesso. Nei tempi questa cosa è stata identificata come la volontà divina, nel gioco non c'è nemmeno il Dio, nel gioco viene identificata con il caso. Ora vediamo invece come giocano i bambini. Per i bambini il caso, la fortuna, non esiste. I bambini esercitano in ogni momento la loro volontà
Non sono trascendenti il gioco, i bambini sanno sempre che stanno giocando e quando si scocciano del loro ruolo, si scocciano del gioco, lo buttano e quando non sono d'accordo con le regole, si arrabbiano e lo buttano. Cioè i bambini ogni qualvolta non esercitano correttamente la loro volontà all'interno del gioco, a costo di litigare con i ruoli degli altri bambini, buttano all'aria le regole, buttano all'aria la scatola del gioco, buttano all'aria il sistema. I bambini non tengono conto della fortuna, i bambini non sanno che al di là di loro c'è qualche altra cosa che li possa comandare. I bambini sono magici di per sé. Quando si scocciano, semplicemente chiudono la scatola e hanno finito di giocare, vanno a giocare da qualche altra parte, perché la loro principale, attività è che è un risultato, diciamo, del gioco, che è appunto il divertimento. I bambini godono nel giocare al massimo e devono trarre da questo sistema virtuale il massimo del divertimento. Mentre l'adulto che ha tutte queste strutture mentali, condizionamenti e la cui mente è anche molto fallace perché è anche molto ingannevole, e attiva tutti quei meccanismi emotivi condizionanti che lo tengono stretto all'interno dello schema, l'adulto si identifica con il ruolo, l'adulto diventa in quel momento quel ruolo e infatti vediamo molte volte che quando si inizia a giocare c'è sempre il giocatore che vuole fare sempre quel ruolo perché ha acquisito una determinata abilità a farla. I bambini, differentemente, vogliono giocare a tutti i ruoli perché vogliono vedere la cosa, il divertimento, da diverse prospettive. Quindi il ruolo fondamentale che viene giocato all'interno del gioco per il bambino è quello che produce il divertimento. Laddove non c'è più questa produzione di divertimento, il bambino si scoccia e butta tutto all'aria. Diversamente dall'adulto che invece innesca una serie di meccanismi anche di rabbia, anche di sentimenti rabbiosi, per cui può continuare a giocare finché pensa di ottenere un determinato risultato. Pensa che la fortuna sia dalla sua parte o pensa che, poiché non è la fortuna dalla sua parte, possa in qualche modo violare questo caso e portarla dalla sua parte, ma viene vista come un fattore esterno. Mentre nei bambini la fortuna non solo viene concepita, i bambini sono di per sé volontà pura e per questo motivo si divertono sempre quando giocano. Ciao, alla prossima!